qui c'è tanto Prima i da... pareri a chi l'ha già letto e poi andiamo a Kenzo, che intanto ce lo rispondiamo. No, la basta con 5.000, porco, due. La devo togliere la ricompensa. Ah, a proposito, siccome siamo in tema col capitolo... Ante, su una scrofa di merda. Mi è piaciuta questa, Kenzo. Linea Contestualizzata. con... Allora, chi vuole cominciare? Prego, Io. Giacotto. Comincio io. Beh, a me è piaciuto moltissimo il capitolo, molto bello, molto significativo. Ha dato comunque una sorta di conclusione, cioè comincia a concludere i personaggi. Concludere nel senso che gli comincia a dare un fine, una finalità al loro percorso, Levi, che comunque in qualche modo capisce che le scelte che ha fatto in realtà comunque sono state giuste, anche comunque lui è sempre stato, no? Aveva questo legame con Erwin, invece adesso diciamo, ha capito come comunque in realtà il suo percorso ha portato a qualcosa di buono e anche nella scelta di Armin. In un primo momento lui la viveva come se avesse fatto un favore a Erwin, e invece in realtà quella scelta poi si è rivelata, no? La cosa più giusta in realtà da fare anche rispetto alla situazione. E poi vabbè, Armin ha aperto la strada a Armin. Armin adesso sicuramente porterà avanti sia la missione affidatagli da Angie, che comunque quelle parole per me sono molto importanti, cioè un vero comandante deve saper comprendere gli altri, quindi inizierà appunto questo suo percorso, penso a questo, in questa fase, e secondo me alla fine sarà lui a comprendere Ymir e a dare in qualche modo una conclusione anche al personaggio. Ymir barra un po' Eren, che comunque adesso vanno un po' sulla stessa scia, quindi bello anche il flashback. Ho sentito in giro da dire da molte persone che magari è stata una cosa un po' di passaggio. In realtà, secondo me, invece, ha dato dei risvolti interessanti, insomma, a personaggi importanti come Levi, che comunque non aveva mai conosciuto la sua crescita. E poi adesso appunto ha aperto la strada a Armin. Altre cose? Ah, non l'ho letta la teoria, Lorenzo, scusa, avevi detto la stessa cosa tu? Giuro che non l'ho letto, se avevi scritto la stessa cosa comunque. E poi che altro c'è? Vabbè, mi ha fatto molto piacere che sia tornato Zeke, perché comunque non poteva andarsene in questo modo. Certo, rimango un po' perplessa sugli ultimi tre capitoli, però potrebbe anche essere che magari l'ultimo capitolo saranno, magari avrà la quantità di pagine di due capitoli, quindi magari sono 90 pagine invece che essere le solite 45, quindi magari con quattro capitoli ancora, cioè insomma, con un numero di pagine di quattro capitoli, magari potrebbe arrivare una conclusione dignitosa. Ma poi non sfora di due capitoli in un volume, dato che già sfora di uno, Non poi mi sforerebbe ricordo, di no, due. ce ne sono stati di volumi che contenevano anche due capitoli in più, quindi Però così basta fare un volume tanto. un po' più spesso. No, però così tanto no, perché già sono. Cioè, nei casi a cui si riferisci tu erano 5, 6, erano 5 capitoli, però erano più piccoli. In questo caso io credo che sono 5 capitoli di grandezza standard, quindi cioè, già si sfora in questo caso. Quindi un altro capitolo in più, un capitolo di 90 pagine, non, no. Cioè, secondo me gli basta. Cioè, parlo io, ora parlo io. Parlo io. Sì, vai, vai. Tanto avevo finito. Secondo me questo capitolo è stato necessario per la conclusione, cioè perché questo capitolo ha messo i personaggi in metterli nelle condizioni Sensei, aspetta, svolgere stai le un loro po' tasche. laggando. Aspetta, ripeti qui all'inizio. Oh.
Mi sente ora? Sì, vai, vai. Vai. Posso? Vai. Ok, ho detto che questo capitolo è servito a Isayama per riorganizzare la situazione, la battaglia, per mettere tutti i personaggi nelle posizioni utili per portare la battaglia al suo culmine, comunque per portare la battaglia alla sua risoluzione. Quindi abbiamo Armin che ora è con Zeke e che probabilmente avrà un ruolo contro Ymir, così come avevo scritto nel post, nel post che ho pubblicato il mese scorso. Oppure abbiamo i Pic e Jan che stanno occupando della collottola di Eren insieme a Ryan, e poi Annie, Mikasa e Connie che se la stanno vedendo con Lokapi. Quindi ecco, abbiamo tre gruppi di personaggi che si stanno occupando di tre task diverse. E Isayama questo non avrebbe voluto farlo in due capitoli. Mi serviva questo capitolo extra per riposizionare i personaggi, per svolgere gli eventi in maniera non complessa, per dare più fiato alla narrazione, da non lasciare, insomma. Quindi è un capitolo che possiamo definire necessario, un capitolo scritto bene, come tutti i capitoli di Shingeki, a partire da 1 fino ad ora. Sì, e soprattutto la tensione si sente che sono tutti un pericolo serio, chi più chi meno. Magari ecco, Reiner nello scorso capitolo stava prendendo di brutto, è uno contro tutti, quindi sai, forse nel suo caso dobbiamo un po' darlo per buono che stia resistendo, però ecco, comunque si sente che sono tutti in pericolo, che la battaglia è quella che è. Però io ho una nota negativa sul capitolo, e cioè che quando io ho letto nella prima tavola offrite il vostro cuore, ho pensato questo è un capitolo in cui c'erano cose, e invece è un capitolo comunque di riposizionamento, quindi mi aspettavo un po' di più per il titolo, anche perché ritornando al capitolo 100, quale cazzo era? Il capitolo della morte di Angie, che l'area della libertà, in cui le ultime parole che Levi dice ad Angie sono offri il tuo cuore, quindi sai, sarebbe stato figo che l'ultimo, che il capitolo in cui Levi muore si chiama offri del vostro cuore, sarebbe stato una citazione, un ritorno narrativo molto figo, e quindi stavo pensando, minchia, Levi muore qui. Invece no, non muore, però può morire dopo tranquillamente, nel senso non è che sì, no, però comunque sarebbe molto simbolico e narrativamente pregnante che muoia nel capitolo che si chiama Offri il tuo cuore, perché le ultime parole che ha detto ad Angie, come saluto ad Angie, sono proprio quelle, quindi sarebbe stato carino. Non è stato così, pazienza. Boh, però comunque capitolo, sì, carino, capitolo che ci sta, che soprattutto è necessario per il finale. Alex? Io penso che questo capitolo, come è già stato detto, sia un capitolo di riposizionamento, nel senso che adesso le intenzioni di tutti i personaggi sono ben definite, perché già la divisione in due gruppi, voi pensate a Eren, noi pensiamo ad Armin, Levi che capisce che comunque non ha più senso cercare di uccidere il bestia, ha capito che ormai la priorità è un'altra, e poi vabbè, soprattutto su questo punto di Levi che non riesce a compiere quella missione, ti lascia un senso di amarezza, no? Perché tu dici questo arco del personaggio non si conclude perché non ha mantenuto la promessa, però se uno ci pensa in contesto verosimile, quante volte è plausibile che tu dici farai questa cosa in un mondo come quello
e riesce effettivamente a farla. Anche Eren dice ucciderò tutti i giganti, e però sta ammazzando tutti meno che i giganti, cioè oppure nell'episodio 5 lui va spedito, adesso gli facciamo il culo e viene mangiato praticamente subito. Cioè è un po' un ritorno a quella sensazione di amarezza, di inaspettato, di cruda realtà. E per quanto riguarda gli altri personaggi, molto bello Armin, che ha una sorta di risveglio proprio, che un po' mi ricorda quello che ha avuto Mikasa quando era stata rapita da quei tizi nel bosco. Cioè non avviene esattamente nello stesso modo, però diciamo che prende in mano il proprio destino in quel momento e sa che cosa deve fare. E Armin fa la stessa cosa. Poi quando vede Zeke e si mette a parlare con lui, poi magari è una questione di come è stato tradotto, magari non è così anche in originale, però sembra come se non tanto come se fossero amici di vecchia data, ma come se Zeke fosse una persona che lui aveva sempre voluto incontrare e che solo ora ha l'occasione per parlarci. Come sentivo il bisogno di parlarti da parecchio tempo. Sì, io voglio aggiungere una cosa in questo, e cioè che io credo che Armin abbia un certo voglia di parlare con Zeke, perché comunque narrativamente ci sta, perché è rimasto ai tempi della battaglia Shiganshin, è rimasto colpito dal piano di Zeke, cioè dell'eutanasia degli eldiani. Quindi ecco, esiste il motivo narrativo per cui Armin e Zeke dovrebbero parlarsi. Il capitolo non mi ricordo, il capitolo non me li sto più ricordando. Comunque, dopo che date le vostre opinioni, ci sono in chat dei commenti interessanti. Sì, da lei. Sì, ovviamente recuperiamo tutto. Ma io così a caldo, ce l'ho letto solo una volta il capitolo, quindi non sarà esaustivo come gli altri. Posso dire che io mi è piaciuto un sacco, innanzitutto per quanto riguarda l'aspetto visivo, cioè vedere tutti questi combattimenti fatti pure da Dio, vedere tutte queste tavole belle, armoniose, simmetriche, l'abbiamo già detto prima. Mi è piaciuto un casino, ma ancora di più mi è piaciuto il fatto di vedere tutti i personaggi che in un modo o nell'altro collaboravano. Quella roba lì, perché se qualche capitolo fa c'era stato il dialogo tra di loro e c'era, potremmo dire, una collaborazione teorica, adesso c'è la collaborazione pratica, ovvero che loro che pur cercando di riprendere Armin di fa bordello, si mettono d'accordo e fanno queste grandi coreografie con Annie che lancia mica, sai, tutte cose di qua, cose di là, bellissimo. Gian che parla con Reiner, quando sapevamo l'odio che provava Gian per Reiner fino a qualche capitolo fa per quello che era successo con mio fratello Marco. Quindi questa cosa qui secondo me è bellissima. Un'altra cosa bella, ha detto prima anche nella reaction, è vedere alla fine Zeke lì seduto annoiato, ma a me mi piace ancora di più il modo con cui ci si è, cioè il modo con cui ci si è rivolto a Annie. Sì, Annie, sembra a me. Oh, grazie a Salvatore 1712 per il follow. Il modo in cui gli si è rivolto Armin è come quando vai da un bambino che si sta annoiando a fare i castelli di sabbia e sta tipo là tutto rannicchiato e gli fai ehi, e lui ti risponde tutto quando annoiato, che vuoi. È proprio bella quella scena lì. Ma ha trasmesso un senso di innocenza da parte di Zeke molto straniante, potremmo dire. Niente, poi per il resto, ripeto, devo leggere il capitolo più volte. C'è ovviamente il monologo monologo interiore di Levi, molto molto bello. No, niente. Ah, ok. Quello molto bello. Poi per il resto devo leggere il capitolo, ragazzi, quindi per ora posso dirvi solo questo. Più che indecenza l'assegnazione, ma non lo so, a me è un misto. Non so, mi sembrava un piccolo angelo proprio sperduto, spesato, picci picciò. Sì. Sì, c'è un'assegnazione, comunque sul suo piano andare in frantumi e non può fare nulla, scusa, per quando le sorti del gioco, della partita, quindi proprio lì a non fare nulla. Esatto, ma poi quando vedete un bambino... A vedere?
il suo fallimento. No, vede il suo fallimento. Ripeto, è come quando vedi un bambino che sta solo a giocare con la sabbia, stessa cosa. Sì. Cioè, rassegnato, allo stesso tempo ti dà pure quel senso di bambino innocente che vuole solo pensare a giocare e basta. Lui voleva giocare con i giganti, in poche parole. Come ho detto prima, era il protagonista fino a poco tempo fa e adesso non lo sta considerando nessuno. Comunque, io sono, vabbè, ovviamente come Kenzo lo dovrei rileggere più volte, però posso dire che mi è piaciuto, per come ha detto Sensei, per come è scritto, perché succedono tante cose, però non andiamo anche da una parte all'altra, però comunque c'è un flusso e non ti dà mai l'impressione di trovarti qui, poi lì, è tutto abbastanza... scorre bene. Sono d'accordo con Sensei nel dire che mi sarebbe piaciuta un'eventuale morte di Levi in un capitolo che si chiama Offri il tuo cuore. Però, pensando a questo capitolo, perché Isayama ha voluto chiamarlo Offrite il vostro cuore? Forse, sicuramente perché avrebbe voluto chiamare un capitolo così. E poi perché alla fine in questo capitolo vediamo i personaggi che offrono il loro cuore. E come avete detto già tutti voi, si delineano bene i loro scopi. Mi sta piacendo. Scusami. Sì? Vai, vai, secondo me, apro solo una parentesi, più che altro offrite il vostro cuore, perché questa fase della storia dà un senso alle persone che hanno dato la vita. Sì, infatti, okay. C'è tutto il flashback. Chiudo la parentesi. Però il flashback è proprio... Il flashback è una lucubrazione di Levi che sta pensando con immagini, che le immagini fanno la cassa di risonanza, ecco, più che flashback. E mi è piaciuta proprio questa idea di un Levi che abbandona il suo obiettivo, che è quello che ho sempre sperato per il personaggio, contrariamente a te, Sensei. Sì, sì, no, è vero, in questo capitolo Levi dà l'impressione di voler comunque capire che non quella la sua è un'ossessione, alla pari di come era un'ossessione quella di Erwin, quella di voler uccidere Zeke, quindi capisce, ma sono soltanto un peso per gli altri. E comunque lo scopo degli altri, il motivo per cui gli altri sono dedicati alla causa non era semplicemente andare contro una persona, distruggere una vita, ma l'hanno fatto, tutto quello che hanno fatto per un sogno, quindi è giusto che io ora mi faccio saltare in aria per i tizi che si stanno sbattendo così tanto e mi levo finalmente le palle così... la finisco di essere fanghiullato a caso. Sì, va bene. Concludo solo dicendo che ci sono personaggi che non solo fanno cose, ma appunto li vediamo interagire fra loro, e questo è bello. E riprendo il messaggio di Abate Cruento a proposito di Levi, che dice, leggendo l'introspezione di Levi, che quello che è venuto in mente a me leggendo l'introspezione di Levi è che potrebbe rinunciare a seguire l'ultimo ordine di Erwin per permettere ad Armin di collaborare con Zeke per trovare una soluzione, abbandonando così il passato per dare spazio al futuro e dando un senso pratico alla scelta che rifarebbe implicitamente di Armin su Erwin. Allora, sono tanti messaggi. Qua aspetta, ce n'è uno in evidenza di Peneturgido, che però... Aspetta, ce n'è un altro prima. Ha poche cose da dire. Quindi per questa volta nessun wall of text da parte di Peneturgido. No, ce ne sono tanti altri prima di messaggi che hanno mandato, evidenziati. State recuperando tutta la chat da quando non l'abbiamo letta, sì. Sì, un attimo. Comunque, cioè, puoi evitare di mettere in evidenza il messaggio, che tanti messaggi li leggiamo tutti, cioè, ci spendi 500 punti e basta. Posso darti un consiglio? Sì. Scrivi senza mettere in evidenza che sono spunti. Cioè, tu pensi che quei 500, che potessero essere 500 punti dal vedere Hans nudo, però non puoi ancora vedere Hans nudo perché hai speso quei 500 punti per mettere in evidenza un messaggio che avevamo letto lo stesso.
Quindi bene, riconsidera il modo in cui stai spendendo i punti. Però ho letto tutti quanti. Nel frattempo, ripeto quella cosa che ho detto su Pick, perché mi sono ricordato. Ho cambiato tab di Goody Chrome, ho visto che ho aperto il capitolo in cui. Sì, praticamente nel 104 si vede Gian che sta mirando con la lancia fulmine al gigante cargo. C'è Falco che si mette in mezzo facendo scudo a Pick. Praticamente Gian sta per dare il colpo di grazia a Pick. E spara la lancia fulmine, però c'è un getto di gas che prima dal gigante cargo. La lancia fulmine missa il colpo di Pick, che quindi si salva, e dopodiché Gian si chiede se ha mancato Pick per colpa del gas, del fumo proveniente dal gigante cargo, oppure se ha sbagliato lui. E in questo capitolo abbiamo la risposta, che è stata sarà Pick con il fumo, perché vediamo che Pick sta a utilizzare molto, molto completamente le sue doti da gigante, e quindi anche indirizzare il gas che produce il suo gigante. Ecco, vi date il tempo di organizzare i messaggi da dire. Io ho uno qui di Corrado che dice: sono curiosissimo come riusciranno a unire adesso i quattro storytelling creati. Gli alieni contro l'esercito, coloro che si trovano nella colottola di Eren, coloro che si trovano nel coach di Eren, Zeke ed Armin nel Puffs. Secondo me quelli che si trovano su Eren sarà un'azione abbastanza combinata. Che già gli alieni facendo contro l'esercito, non lo so. Non so nemmeno se... cioè, cosa ci vuole dire Isayama con quella cosa? Che si continuano ad ammazzare anche in una situazione del genere, quindi è finita lì? Grazie, no, Leonardo, di gravare il follow. A me Buller ha dato l'impressione di stare per mettere da parte le armi. E però il pum 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 che c'è stato? Vabbè, sì, come si spiega? C'è stato un pum pum pum? Forse ha sparato in aria per attirare l'attenzione dei soldati e fargli abbassare le armi, può essere. Ha scritto qualcuno qualcosa questo... del genere prima. Taglio. Abate ha scritto: io comunque non credo che il Diani e Maliani stiano combattendo. A entrare nel discorso e caricare la pistola era il capitano della base, quello che aveva fatto quel discorso estremamente maturo sul problema del Diano. I colpi sparati sono uno specchietto per le allodole. Peraltro Isayama ha già fatto la stessa cosa, esattamente identica, con Gian che doveva sparare a Onyankopon. Lo fa off-screen e poi si scopre che ha sparato per terra. Mi aspetto una cosa simile. Ma allora cosa hanno sparato? Però appunto, allora, magari Onyankopon era evidente già all'epoca che era un segnale per il piano che avevano messo a punto con Pick. Ma guarda, magari un uomo dei due versanti ha sparato e si è messo in mezzo, in generale, prendendo il colpo. Per rafforzare il suo messaggio, insomma, per far come dire, è un cliché incredibile, sì, però no, potrebbe essere, ci può stare sia con il personaggio, sì, che con la situazione. Poi Cinzetta ha scritto: io guardo anche la parte sentimentale, sapendo che sia Annie e Mikasa sono innamorate, perciò in qualche modo, oltre al rispetto reciproco, c'è anche il fatto che riescono a capire come si capiscono a vicenda nella preoccupazione verso l'amato. Il fatto che Annie dica a Mikasa di concentrarsi solo su Armin al momento sembra quasi un modo per distrarla dal fatto che devono effettivamente uccidere Eren. Cioè... osservazione. No, perché... sì, no. Ci può stare, secondo me, come... sì, come cosa? Sì, sì, no, ma... perché dici no, Jake? Che gliel'abbia detto per farla, perché sa cosa prova, cosa potrebbe passare, quindi gliel'ha detto: oh, vieni, andiamo a salvare l'amichetto, non pensarci, andiamo a cazzeggiare le macchinette. E a fa bordello? Jake, perché dici invece tu no? No, io lo vedo più un non ti preoccupare, cioè non ti caricheremo anche di quest'onere di dover uccidere Eren, lo uccidiamo noi Eren. Lo vedo più... Armin. Io l'ho vista di più... come un non ti faremo arrivare anche a uccidere Eren, ecco, sì, almeno.
non la distraggo un attimo così, okay. Noi intanto uccidiamo, no, ho capito, Eren, ho capito, non e... e mentre lei salva Armin. No, io l'ho vista un po' come cinzietta. Più che altro perché comunque sai quanto Mikasa ci tenga Eren, non posso dire la S-word, però comunque abbiamo capito cosa fa per Eren. Quindi ci potrebbe stare conoscendo il personaggio, che magari l'abbia detto, guarda, fatti i cazzi tuoi, ci penso io. Tu fatti i cazzi tuoi. Eh sì, in questo senso gli ha detto. Vabbè, gli ha come detto... i bambini, no? Quando tu hai non un bambino occupati... che ti copre gli occhi. Quando? Non occuparti di questo, perché quando è un bambino che ti chiede che copri gli occhi, ha detto. Ti chiede? Non ho capito. Non vuoi... Cioè, se magari c'è una scena particolarmente cruenta e gli copri gli occhi. Ma chi è il merdone che si copre gli occhi nel 2021? Io guardavo tutte le scene quando ero piccolo. Sì, sì. Siamo tutti ebrei a fare... I coraggiosi su Twitch. Ti seghi sui culi di Andy, guarda. Sei quello che dice che non gioca agli horror perché gli fanno paura. Quello è un altro discorso. Giocarlo è un discorso perché c'è l'immersione. Un film è un'altra cosa. Comunque, in generale, dico, se qualcuno ha scritto un messaggio che non abbiamo letto, lo può riscriverlo, casomai, casomai ci è sfuggito tra i messaggi. Mi sembra ci fosse una domanda prima di Mizuki Ackerman Costa che ha chiesto se gli urli di Annie... funzionano contro i giganti, quelli creati da Eren, non so se l'avete visto. No, comunque sono creati da Ymir, quei giganti, non so, creati da Eren. Sì, sì. Comunque no, non credo, cioè, se no, sai, non sono giganti puri, questo è il senso. Non sono giganti puri quelli, sono i giganti creati da Ymir, sono i nove giganti che hanno una... sono... Ma Kenzo, se dico la parola con la S, che ho riferito... No, non la dire, diciamo, senza nel dubbio. E ora pure questa parola è bannabile su Twitch. Beh, tu non la no, dire. No, aspetta, di che stai parlando, Sensei? Che parola? Quella con la S. Ma la... cioè... ok, quindi tu intendi quello che è molto... No, sì, intendiamo una persona quello, molto no? Alla mano. Bannare come... Diciamo la metà della parola che si riferisce a una persona che è molto alla mano, molto divertente, ok? Forte slava. No, fatti i cazzi tuoi perché... Tipo forte slava. Come? Tipo, vedete che quella parola... ci bannano anche se non la diciamo, no, diciamo altro per dirla. No, è vero, è vero. Ci bannano forte slava è il nome di una cosa di Shingeki, forte slava. Secondo te... Ah no. Ah ok, no, io volevo dire non quella cosa lì. Cioè io volevo dire... Vabbè, non la dire. Non volevo dire la cosa. Ci banno. Scrive in chat privata. Ah, quello volevi dire. No, che cazzo vuoi dire, Sensei? No. Vabbè, non lo dico, basta. Ma scrivimela in chat privata. Zeke potrebbe rivelare ad Armin il potere del gigante che avanza. Correggetemi se sbaglio, ma nessuno degli amici di Eren conosce la sua condizione esistenziale, vero? Sì, no, è vero, nessuno... E tra l'altro Armin è uno che è l'unico che probabilmente ha immaginato prima di tutti, prima degli altri, che Eren, il piano di Eren era quello di uccidere tutti, tutto il resto del mondo. Sì. Sì, quando sta scalando le scale, non mi ricordo in quale, non mi ricordo più i numeri dei capitoli. Comunque battaglia di Shiganshina, Armin ha un flash di Eren e pensa a proprio che Eren potrebbe uccidere tutto l'umanità. E quindi potrebbe essere collegato anche a questo. Questo dialogo ci riserva molto, ecco. Ok. Comunque, so che adesso non c'entra con il capitolo, ma Jake, ti ricordi quella foto che ti ho mandato quando era ieri? Un po' rinudimo, vi scambiate. Quello screenshot da Instagram che faceva vedere quel dettaglio che è presente in momenti diversi, però tutti collegati. Sì. Ne vogliamo parlare? Perché ho verificato per quanto riguarda la prima immagine c'è anche lì. Allora, rigiro l'immagine a Kenzo così se la può mettere in mostra.
che comunque è molto interessante, per far capire che Isayama aveva pensato a tutto già dall'inizio. E no, non stiamo parlando di coincidenze, perché non può essere una semplice coincidenza. Chiudi gli occhi, Potrebbe essere un'immagine scioccante. Chiudi gli occhi. Aspetto che venga messa in evidenza, così possiamo discuterne. Così i nostri spettatori sanno di cosa stiamo parlando. Ah, questo è materiale da Sega. Da? Sega. Ah. La devo mettere su schermo. Un attimo, dimmi un secondo che me la passo su PC. Sembra una cosa molto ficcante. Questo è un ultimo spunto di riflessione sul perché esistiamo. Ma cosa riguarda? Piselli. Riguarda delle cose, adesso vedrete. Lo metto su schermo. Immagine, chiamiamola. Sfoglia. Oddio, se metto una foto di quelle che c'ho qua, ci bandano a vita. Sono le foto che vi scambiate te e Pene Turgido, suppongo. Sì, sì, certo. Sì. Sono Massimo D'Alema. Allora, la foto è questa qua. Jake, tirati un po' la tua destra, così non ti copre l'immagine. Ok, qua. Perfetto. No, è tua destra. Di qua. Ok, esatto, ferma di là. Cioè, se puoi stare così, così non ti copre troppo l'immagine. Aia, best teorie queste. Questa, ragazzi, è pesante. Qua abbiamo debunkato tutto Shingeki, in pratica. Ah, io non l'ho ancora vista. Sensei. Io ho già verificato per quanto riguarda... Ah, deve ingrandire? Che è quella che sembra più... Non si vede? Tarocca. Io vedo bene. Strani. Che ci sono fatto? La croce degli... La croce di Dio. Dei restaurazionisti. No! Grisha è cristiano. Spoiler. Paglionico? No, fermi tutti. Però fermi tutti. Può essere il doppiatore, che ne sappiamo. È interessante. Allora, stai zitto, Ante, che dobbiamo eliminare la live dopo. Non diciamo cose su Cristiano, che non sai mai cosa puoi dire e cosa non puoi dire. No. Quindi, teoria del loop confermata? Ma più che altro che forse c'è questi hint che la coordinata alla fine è sempre stata con Eren, forse. No, cioè, ma potrebbe essere un modo... Ora devi prendere il capitolo in... Devi prendere il capitolo in qualità maggiore, però io non lo so che può segnare. Ho già controllato per quanto riguarda il primo capitolo e quel segno c'è, effettivamente, non è ritoccato, ce l'ho. Cioè, sulla versione della Panini. Sì, voglio vedere proprio come fa la tavola per vedere se è un... Così, perché dovrebbe esserci quel fermetto sull'albero? Questa è la, tipo la domanda tante, che... Esatto, ci sono tante domande così poi, sensei. Quindi... No, ma... Poi ti assicuro Ti assicuro che se tu leggi il manga neanche te ne accorgi di quel segnetto, perché è veramente piccolino rispetto alla pagina. Cioè, non ci fai caso, tu ti metti a leggere, ma anche se guardi la tavola ci devi guardare esattamente in quel punto per vederlo. Scusa, perché cosa. Sembra un dettaglio dell'albero. Ma la croce sulla stronzetta in basso a destra, cosa sarebbe a significare? Che è morta? Che vuol dire quella croce? No, è la coordinata. Ah, che proprio si incrocia tutto quanto perché la coordinata ricongiunge lì. Sì, secondo me il senso è quello. Scusa, allora... Cioè, il simbolo dei restaurazionisti, che comunque è la coordinata, però... Vabbè. Potrebbe averla fatta Grisha. Grisha è nemico dell'ambiente, quindi. Alle elementari insegnavano che non bisogna fare i segni sugli alberi. Ma sai che foreshadowing allucinante sarebbe questo? Madonna, scoppierebbe il cervello. Però è soltanto una croce così, è un troppo generico. Cioè, però aspetta, sensei, troppo generico, stai calmo. Eppure, cioè, se ci fai caso, le croci che hanno loro hanno una linea più lunga delle altre. Quella lì pure c'è una più lunga delle altre, non può essere troppo... Non mi sembra tanto generico come segno. Cioè, comunque so... Non credo
che sia, cioè, non più che altro non vedo il motivo materiale per cui se Isayama avrebbe voluto dare questo segnale. Ma questo non, cioè, possiamo saperlo finché non scopriamo il senso di quella scena, che ancora non possiamo ipotizzare, visto che manca proprio la materia per ipotizzarlo. Sì. No, però proprio, cioè, sembra una cosa messa a caso. Finché non lo va a riprendere, sì, ma io ti direi, generalmente sarei d'accordo con te, però questa volta può anche essere che quella cosa abbia un significato diverso, sia per l'importanza di quella scena e per la stranezza di quella scena al momento, sia perché comunque Isayama qualche altro dettaglio l'ha già ripreso per farcelo vedere sotto altre prospettive, come Grisha che guarda fuori di casa nel primo capitolo. La croce la fa anche su Angie, ora che ci penso. Cioè, non è un segno, però quando lei si sta per suicidare, che va, dice che come sono meravigliosi questi giganti, anzi no, i giganti sono meravigliosi, le sue lance fulminanti si mettono in modo tale da formare una croce, però vabbè, quella è lei che stava anche per morire, quindi non credo che abbia significato, però parlavamo della croce, c'è anche quella croce lì. Prendo un messaggio di Peppi intanto. Questo capitolo, come ho già scritto prima, mi ricorda come atmosfera alcuni capitoli della riconquista di Shigashina. Lo vedo come un capitolo di transizione che pone le basi per quello che vedremo nel 137. È essenzialmente un capitolo action che narra uno scontro di logoramento tra l'Alleanza ed Eren Ymir. Per quanto riguarda Armin, penso che proverà a svegliare Zeke, forse perché uno di stile reale può avere un'influenza maggiore nei sentieri. Purtroppo. E non lo finirò mai di... È finito così. Te le immagini come lo sveglia, tipo che Zeke finisce il suo castello di sabbia, arriva Armin, gli tira un calcio e lo butta giù, e Zeke si incazza e si sveglia. Poverino. Secondo voi Isayama darà una sua idea di libertà data anche l'ultima tavola? Riuscirà a far passare un messaggio originale o sarà una minestra riscaldata? Allora, il discorso è che allora, non è tanto il messaggio che lasci passare, è come ci arrivi al messaggio, perché tanto i messaggi sulla libertà sono sempre quelli, mo una cosa una volta e un'altra, ma sono sempre quelli, tanto alla fine si parla di libertà da secoli e secoli e secoli di letteratura. Però il discorso è come ci arrivi a quel messaggio di libertà, come lo costruisce tutto il processo per arrivarci. Sono d'accordo, ed è importante anche che è il suo messaggio, perché alla fine in letteratura si studia sempre, no, la poetica, quello che vuole dire un autore, e alla fine è questo che Isayama vuole fare con la situazione che ha messo in scena. Madonna. Quindi l'importante è che è il suo messaggio e lo narra a modo suo. Allora, Eren dice... Sto continuando a vedere quella cosa e non... Cioè, quel pegnetto sull'albero e non mi dice nulla. Cioè... Bene, senza, ne riparleremo tra 4 mesi. Può essere anche solo un easter egg di Isayama, come l'ultimo capitolo è il 139, 13, 9, il 9 aprile, cioè potrebbe essere anche non solo... Lo so. Minchia, mancano 3 capitoli. Cioè, la forma è quella, però messo un po' così, cioè, boh, perché? Ma tante cose potresti dire, boh, perché l'ha fatto? Non è neanche una di quelle cose che dice, beh, pensi, sicuramente avrà un senso, cioè, è una cosa che... Tu vedi, non abbiamo tutti gli strumenti. No, ma non è che non abbiamo tutti gli strumenti, cioè, proprio è un simbolo in un punto quasi casuale dell'environment in cui avviene. Sta leggendo. No, nel senso che è un punto, cioè sembra che Isayama, quando abbia dovuto disegnare questa cosa, ha preso l'albero e si è messo a fare una croce su quell'albero facendo vedere quella croce in un'inquadratura più ampia, quindi togliendo il focus, cioè quindi non concentrandosi, non mettendo focus su quella croce. E
per quale motivo materiale Isayama avrebbe dovuto mettere, comunque ci dovrebbe essere una croce in, quella appunto, posizione, appunto, è in primo piano la croce attuale narrativo, perché se, ma proprio di intenzione di Isayama, cioè perché Isayama intenzionalmente ha messo quella croce lì, che non cosa lo possiamo sapere fino alla per fine, quello che non ci verrà spiegato il contesto di quella scena. Perché non è una scena a casa, è in quella scena. Quindi, però, secondo me, se deve avere un significato, lo scopriremo insieme al resto riguardante quella parte. Però è troppo, troppo buttato lì, ecco. Cioè, sembra proprio una cosa gratuita. Che ne sai tu? Magari dirà qualcosa o spiegherà qualcosa che ti farà capire che non è buttato lì. Sì, però è un segno su un albero, quello, letteralmente un segno su un albero. Beh, finora rimane un segno su un albero. Quindi, tra l'altro, è un segno su un albero che potrebbe anche essere una delle rigature, non so come si dice, delle rughe dell'albero, visto a fianco c'è un'altra ruga di un albero, e sopra la parte del mia della croce c'è tipo una foglia che sta volando via, quindi cioè, potrebbe anche essere un elemento ambientale, non è stretta la come si dice la connotazione di questo simboletto sull'albero. Ricorda certamente quella croce, però io... Intanto Giacotto si è stancata di questo argomento, quindi allora ha sentito il rumore del telefono che si stava scaricando, è partito a piedi caricatore proprio a razzo, tipo quadro elettrico Ciccio Gamer, uguale. Sì, sì. Allora, no, si spegne il telefono. No. Ci sono due Kenzo adesso. Cosa succede adesso? Come siamo sono messi? Sono Pablo Picasso. Sono in Guernica adesso. Fai qualche cosa strana, che sarà la prossima emote. Comunque io... Cioè, ciao Radagast, che se ne sta andando. Ciao Radagast. Ciao Radagast. Allora. Ok, Kenzo, poi possiamo fare lo screen e fare l'emote. Così faccio. Tipo, ecco, bravo. Allora, Eren dice, cosa ne pensiamo del centipede? Si scoprirà cos'è davvero, visto l'approfondimento di Gabi in questo capitolo? Secondo me... Allora, Gabi ha detto che c'è la possibilità che ricresca se fanno esplodere Eren. Quindi... quindi chissà perché farle dire questa cosa. Cioè, è comunque un'ipotesi che ci può stare, che lei lo faccia, però... Però, sì, ovviamente se lo rivediamo. Possiamo interrompere un attimo la discussione, perché siamo messi malissimo. Fin quando Don Giacotto ci vediamo malissimo. Poi se vuoi fare un podcast e quindi non farti vedere e parlare, ok. Però non vi vedete voi. Posso mettere verso qua. Perfetto, abbiamo risolto, ragazzi. Ciao. Aspetta, metto il microfono qui. C'è tipo... No, vai via. No, vai via. Oh. Ah. Oh. Che cringe. Cringione. Cringesissimo questa cosa qua. Sì. Vabbè, io vado a prendere Costatine, mo torno. Sì. Poi vado a prendere Costatine. Sono le 1. Se mica si come te che mangiano alle 7 di mattina. Secondo voi il fatto del centipede? No, che sì, lo se ha detto, se mi ha fatto dire a Gabi quelle cose, vuol dire che lo rivediamo, che non sono allora rivediamo che loro lo fanno esplodere e lui si rimargina, perché era questa l'ipotesi di Gabi, che l'ipotesi di Gabi e di Gabi è che fanno esplodere la testa del coso e che si vede il centipede ricollegarsi a comunque cercare di salvare Eren. Ah, ok, io l'avevo intesa come un... L'esplosione potrebbe essere inutile. L'avevo intesa così, l'ipotesi di Gabi. Cioè, il Gabi, io ho interpretato la parola di Gabi come facciamo saltare la testa ad Eren, facciamogli del male ad Eren, facciamolo quasi morire, in modo tale che il centipede gli faccia la stessa cosa che ha fatto quando Eren...
quando le viene saltata la testa. Ah, ok, quindi lei intende che loro lo decapitano, mo che lo sto rileggendo, e quindi lui spunta, e quello sarebbe il punto debole. È il punto debole, sì. Per, poi il task sarebbe distruggere qualcosa. Ok, allora sì, lo vediamo sicuramente. Sì, questo sì, lo vediamo. Io non mi aspetto onestamente che ci sia un tipo un approfondimento su natura di qualcosa, però boh, dipende da come, soprattutto dal tempo, per il tempo soprattutto. Allora, perché aspetta, ci sono tante domande, non ci dilunghiamo troppo su ognuna, cioè siamo, sì, diciamo quello che dobbiamo dire. Jack, quando vuoi puoi rientrare, basta che, insomma, basta che entri. No, ma non vuole rientrare lei, non vuole rientrare. Non vuole entrare? Ti ho rotto il cazzo, sì. Ah, boh, ci sta, pure mi sarei rotto il cazzo. No, ma infatti, senti uno parla 3 ore su... Ci sono tante domande, ripeto. Ah, dobbiamo... di Emptiness, grazie mille per il follow. L'ho visto, grazie, però grazie, non arriva nel feed la notifica. Vai, allora, quello di Lorenzo... Ah, c'era la continuazione del messaggio di Pep. Purtroppo, e non finirò mai di dirlo, Shingeki soffre molto della pubblicazione mensile. Con lo scontro tra Eldiani e Mareani, penso che Isayama voglia far intendere che l'essere umano non cambierà, nonostante tutto. Su quest'ultima cosa, sì, non lo so, dobbiamo vedere... Alla fine, ne abbiamo parlato anche prima, dobbiamo vedere cosa davvero è successo. Mentre della pubblicazione mensile, non lo so, secondo me lo aiuta... Sì, lo aiuta tanto. Anzi, secondo me sarebbe stato un guaio se fosse stato settimanale. È la pubblicazione settimanale il vero problema. Allora, messaggio di Pene. Ho poche cose da dire. Penso che Ymir sia in tutti i giganti, non solo nel maiale. Anche perché dopo che Armin è stato divorato, lei stava osservando dall'esterno. Pic è stata veramente forte, mica se bellissima ed Ennio ha un bel culo. Ah, ha scritto veramente un bel culo? Ha scritto veramente un bel culo? Sì. Ok, prego. Ci associamo tutti. Fine. Sì, no. Ah, sono d'accordo col sensei sul fatto del titolo. Non mettere il messaggio in evidenza. Infatti, non mettere il messaggio in evidenza che tanto leggiamo tutto, grande sensei. Perché non l'avevamo letto tutto quanto? Come al solito, sensei top villain della locanda. Ma alla fine l'abbiamo letto. Perché l'ha rimesso in evidenza. Come l'ha rimesso in evidenza? No, una volta tu lo fai 2 volte. Siamo tornati. Beh, aspetta, no, non mi ricordo più chi è. Ok, così. Vado un attimo nella posizione giusta. Sì. Pensate che Historia giocherà qualche ruolo nel prossimo capitolo. Nel prossimo, o nei prossimi, non lo so. Lui è scritto nel prossimo. Nel prossimo, io penso di no. Cioè, dobbiamo prima finire sta cosa e poi vediamo. Cioè, ora siamo nel mezzo dell'azione. No. E ora c'è il discorso con Zeke. Cinzetta dice che potrebbe essere morta di parto. No. No. No, dai, Storia no. L'unica... Non lo voglio dire. No, non può, perché è una cosa fa. Ma una domanda, ma... È così, una domanda molto a cazzo. Ma a voi piace il fatto che Isayama stia disegnando tutti questi giganti? Molto spesso dandogli, diciamo, forme, come dire, molto ambigue... a volte anche potrei dire molto alla cazzo, nel senso, nemmeno mettendoci magari troppo impegno nel dargli proprio una forma ben definita, oppure preferireste che fosse il contrario, ovvero ogni gigante con una forma ben definita in modo tale da poterne apprezzare appieno il design. Cioè, a me sta cosa un pochino, non vuol dire che scoscia, però ogni tanto quando vedo quei giganti nello sfondo un po' fatti tipo mini alla cazzo, no, magari con una faccia un po' deformata, un po' storta, niente di che, oppure con, non so, un barile di birra in testa, per dire, cioè un po' mi rode, perché vorrei invece vedere dei belli fatti, tutti bellini, per prezzarli al meglio, insomma, per vedere pure Sayama come si sbizzarrisce coi design. Rispondo io? Mm-hmm. Visto che sono stata fuori. Beh, Isayama è sempre stato molto su questo, insomma, lui ha sempre solamente dedicato tempo e cura alle cose che contano nella storia. A me questo è sempre piaciuto di Isayama, perché lui comunque diciamo, mette il dettaglio nelle cose su cui tu ti devi focalizzare, e il resto è come se fosse una cosa in ombra, è tutto sfocato, come avere lo sfondo sfocato, tanto non importa, quindi
te lo rappresenta così anche per porre l'attenzione sulle cose che comunque contano, no? E quindi a me in realtà questo è piaciuto, insomma. Okay. Tant'è vero che poi prende anche in giro gli utenti che hanno cominciato a fare tutte le storie sui vari tipi di giganti. Quindi mi è piaciuto tantissimo. E poi voglio dire anche quella cosa su Historia che è stata chiesta prima. Sì, sicuramente secondo me, insomma, nei prossimi capitoli, ma magari non le dedicherà troppe pagine, però qualcosina, insomma, per far vedere. E poi comunque, diciamo che la scena del parto fa molto presagire che, insomma, il bambino in braccio alla persona che non sappiamo chi è, presumibilmente sia comunque figlio di Historia. E se no, chi potrebbe essere, insomma, se non il figlio di Historia? Recupero messaggi. Gucci000 ci chiede: ah no, aspetta, forse voi volevate rispondere alla domanda di Kenzo? Io non lo so, secondo me a me bastano così, credo. Ok. Sì, anche a me, cioè alla fine non ho tempo per tutte queste cose, deve occuparsi no, di storico, giustamente, assolutamente. Quindi anche cioè, il character design prenderebbero tempo, quindi per lui più semplice sono da disegnare meglio è, quindi ci sta che alla fine abbiamo dei giganti anonimi, alcuni giganti anonimi senza parte. Dobbiamo distinguere quello che può fare da quello che è alla fine il risultato finale, come facciamo anche peraltro. Però dico già, a me il risultato finale non dispiace. Sì, appunto, cioè comunque fa scendere dei compromessi per la realizzazione delle tavole sì, così ricche di elementi. Allora, Gucci000 chiede: secondo voi Eren vede come il padre il suo successore? Perché mi è rimasto impresso dove Eren all'inizio del capitolo 107 parla con uno specchio e quando Angie gli chiede cosa sta facendo sembra negare tutto come se volesse nascondere qualcosa. Ormai credo che ci sia troppa carne al fuoco per Isayama per parlare anche di questo, però. Rispondo io? Vai, rispondi tu, che magari sei quello più ferrato. Più sintetico di quanto tu non lo sia mai stato in tutta la tua vita. Sì. Grazie mille per il follow. Madonna di Dio. Ubukumi. Sì, ho preso lo screen time, quindi se voglio per rispondere, quindi non rispondo. Perfetto. Anche perché dovrei pensarci un po' a questa domanda, cioè non... Vabbè, allora penso Vabbè, lo direi nell'analisi, insomma, se sei vero. Non lo so se ha visto il successore, ma non credo, ecco, c'è troppa carne a fuoco. C'è già troppa carne a fuoco. A meno che questa cosa non si possa legare col finale e la conclude, no. Cioè la prende per concludere. Oh, cazzo, mi è appena venuta in mente una cosa per il finale. Mi è appena venuta una cosa per il finale bruttissima. Spoiler del finale di Shingeki. No. Allora, io ve la butto lì. La tavola finale l'abbiamo già vista. C'è quello, il tizio con il bambino sulle spalle. E tutti hanno detto: il bambino sembra Eren, ma anche quello potrebbe essere Eren. Però hanno detto: sembra anche Gian, ma può sembrare anche altro. Io ve la butto lì, Gian uccide Eren e poi suo figlio lo chiama Eren per poi dire adesso sei finalmente libero. No, secondo me non finisce con Gian. A me non dispiacerebbe finire con Gian. Secondo me quel bambino in realtà è Anakin. Porterà l'equilibrio. Oh mio Dio. È Shinji quel bambino. Infatti poi è libero di andare in infatti, giro. Perché non sta pilotando leva quel bambino? Pezzo Pezzo di di merda. merda. Ficcatelo dentro un gigante. L'abbiamo detto nella lettura, ma lo diciamo anche qua, che c'è stata una bella citazione Sì, da The End of Evangelion, pesante la pure. scena della mano. Che perché magari qualcuno vede questa cosa su YouTube e dice: ah, ma questi non l'hanno notata quella cosa. No, Invece sì, l'abbiamo è la notata. mano di come la mano di Shinji nel secondo episodio, cioè nell'ultimo episodio di End of Evangelion, uguale, e la citazione è quella, ragazzi. Isayama non può dirmi di no. Anche la allora, mano, Eleanor dai, dai. aggiungeva un particolare alla discussione della croce.
La croce su un albero solitamente significa tenere traccia di un sentiero. Riferimento ai sentieri. Ah, 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 attenzione. Stiamo calmi. It all makes sense now. Ah no, ci vuole il meme di Kronk. Oh yeah, it's all coming together. Che buono. Ora sì che ha senso, ora sì che... Mi vuole proprio il mimo giusto quello che ha detto contro la teoria del, questa teoria del complotto. Una certa Gecotto diceva scusate batteria scarica, penso che se ne sarà andata. Ciao Gecotto, grazie per averci seguito. Sì. Bene, ho skippato il tuo messaggio, rimandalo, che adesso lo rileggo. Credo che sia parlando di messaggi di libertà, vorrei provare a condividere la mia interpretazione della scena incompleta di Ymir che libera i maiali. Quando lo fa, gli animali rimangono stesi a terra e la scena si taglia su Ymir che guarda l'alleanza che si ribella a lei, che sta cercando con Eren di liberarli dalla guerra. Per me, in un certo qual modo, Isayama sta suggerendo il tema dell'imposizione della libertà su qualcuno che non la vuole, o comunque non la vuole con certe condizioni. Sì. Aspetta, ridi un attimo sta cosa, me la so persa in una parte. Quale delle ultime? È quella di Ymir. Ah. Tutto il messaggio su Ymir. Sì, grazie, per favore. Rileggi il messaggio che non l'ho sentito. Parlando di messaggi di libertà, vorrei provare a condividere la mia interpretazione della scena di Ymir che libera i maiali. Quando lo fa, gli animali rimangono stesi a terra e la scena si taglia su Ymir che guarda l'alleanza e che si ribella a lei, che sta cercando con Eren di liberarli dalla guerra. Per me, in un certo qual modo, Isayama sta suggerendo il tema dell'imposizione della libertà su qualcuno che non la vuole, o comunque non la vuole con certe condizioni. Ok. Vabbè, aspetta, Eren però... vuole liberare tutti i paradisiani, nonostante loro non vogliono una loro libertà derivante da un genocidio. Sì, perché per loro quella non è la libertà. Per loro quello è fare un omicidio di massa, in pratica. Non è la libertà. È come se io, che ne so... prendo e distruggo uno stato intero perché mi sono tutti sui coglioni e mi hanno picchiato quando ero piccolo. Non è la libertà. Ovviamente non lo farei mai, mi dissocio. Pure Alex si dissocia, sì, che non diceva niente. Sì, certo, io mi dissocio. Vero, Alex, top dittatore. Allora, The Emptiness Will Haunt You dice, se abbiamo già parlato degli intenti di Dubai. Sì, penso che siamo abbastanza tutti d'accordo che una sua non conclusione per come ce l'aspettavamo prima possa essere una cosa bella, detto in sintesi. Se poi vuoi recuperare, ne abbiamo parlato anche prima. Bene, dice la cosa del culo di Annie è una cheat di Reiner nella prima spedizione della 104. No, ma non c'è che c'è qualcuno che dice no, era il messaggio suo. Sì, lo so, sto dicendo appena bene che non è una citazione, cioè è una cosa che stiamo dicendo noi. Non c'è effettivamente qualcuno che dice quelle parole lì. Quindi non è una citazione, cioè Annie è rappresentata praticamente in quel modo sempre. Cos'è un okapi? Vai a cercarlo su Google. Un maiale. Sì, è un animale. Kenzo, lo metti a schermo? Sì, lo cerco al volo. Intanto me lo spiegate. Come si scrive? Che immagino non sono che giapponese. Quanti sapevate cos'è un okapi e non l'avete assolutamente cercato dopo averlo letto per la prima volta nella vostra vita nel capitolo, no? No, questo è allora, vediamo un po'. L'okapi è un mammifero artiodattile originario del settore nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo in Africa centrale. Nonostante presenti una serie di striature che ricordano molto quelle delle zebre, è più strettamente imparentato con le giraffe. Kenzo, che stai facendo? Okay. Cazzo. Ok. No, mi deludi, Kenzo. Mi aspettavo un okapi sulla faccia mia. Vai. Sì, ma non si vede così. No, non importa. Ma non è un maiale. No, è tipo una pecora, non lo so, è una zebra pecorata, una pecora zebrata. Però nel modo in cui la disegno di Isayama sembra un maiale. Io vado in Google immagini, se ci sono immagini porno mi dissocio completamente, ve lo dico. No, Kenzo, vabbè.
No, sto guardando se dice qualche Metti un capilingua, così si vede. descrizione. Locale, Un lunghezza, dotato di lungo capilingua. collo, orecchie grandi, flessibili, il manto, le Oddio! strisciature. Oddio! Che Ma che oh! è Quello sei io quando smascello dopo 30 successo? Monster. Uguale. Sì, ecco. Raga, ma è Fonte assurda, di ma ti immagini una cosa che ti entra ispirazione. nel culo così? Cazzo. Sì, allora non è un maiale, quindi non ci sta il riferimento a Ymir che libera i maiali. Però dice che ha una lunga lingua nera, più lunga di quella della giraffa, che Ah, vedi, la lingua ci sta. usa per Sì. strappare germogli e foglie dagli alberi e per la pulizia del corpo. Questa ultima parte Armin non la voleva sapere, però. Ecologia e comportamento, a parte che dice che è un animale in pericolo, in via di estinzione. Io non l'avevo E quindi mai visto in vita mia. Isayama perché per il proprio sociale. Isayama perché per il proprio no sociale. capi? Cioè, così, nessuna simbologia come avrebbe potuto avere un Magari stava cercando immagini su Google, stava cercando immagini dei maiali, no? Magari ci maiale. vuole Però mettere tu lo capi. un maiale più corna e te lo capi. Va Non bene, Isayama. lo so perché devono inventare locali, Tieniti i ovviamente. tuoi segreti. Vabbè, Dan. Più sì, che fai. Alimentazione non ci interessa molto in realtà, In realtà no. non ci interessano molto neanche gli Okapi in questo momento, secondo me. È per fare un po' di divulgazione scientifica, attiriamo anche quelli che seguono Alberto Angela così, anche se per poco, però fanno numero, fa comodo. Oh, Poi così bene. andiamo a fare il ride. Chi è che l'ha riconosciuto? Tra 20 minuti devo cambiare il titolo devo cambiare il titolo della live. Perché no, Chi è ma che l'ha vedrai. riconosciuto? Sei Jake, tu che sei un'esperta No, no, di no, no, Guava nel Salada. capitolo. Che cosa? Chi ha riconosciuto lo capi nel capitolo? Ah, no, io mai nella vita. Non nel senso i personaggi, Sì, perché ha perché detto uno sempre. capi. E verosimilmente l'hanno riconosciuti quelli A che. chi ha riconosciuto? Mi sembra Annie. Non Verosimilmente loro, sbaglio. perché è più probabile che ci siano. Che quelle specie di animali non ci siano a Paradis. È più No, però probabile. infatti adesso siamo a Marley. E Sì, sì. infatti qui dice che quell'animale vive solitamente nella Repubblica Democratica del Congo che si trova nel centro dell'Africa e loro grosso modo potrebbero. Cioè, in realtà c'è il Forte Salta, quindi stanno dove c'è l'Atlante, quindi. Però Vabbè, a me magari lo shifter che aveva quella forma era originario di quella zona del continente. nessuno Magari si si è è ispirato proprio a quello. reso conto del titolo della live. Qua mi porta il solito titolo. No, vai, leggi bene. Non me lo fa leggere tutto. Ah. A me non si aggiorna fin quando non apro, cioè non chiudo e riapro, hai capito? Ok, allora faccio screen da Grazie comando. mille a Bidello Intanto. Ah, c'è anche Spacciatore Ascanio. Edilis per il follow. Non so cosa, un po' tutto, insomma. Intanto Ames propone un sondaggio su chi muore nel prossimo capitolo. Sensei, lo fai tu? Ah, vabbè, posso fare pure io qua, allora. Slash. Poll. Ma Faccio fa tu, vai. io. Allora, Faccio Ben intanto dice che ha scoperto che. Ho detto che è il mio per culo per ricordare ciò che disse Eren. Che è successo qui? No, l'ho perso il messaggio. No. Gigante Ascanio. Ricordare ciò Gigante che Ascanio. disse Reiner alla prima comparsa di Annie, se, no, se ricordo bene il testo del messaggio, non lo penso io davvero, diceva bene. Però sondaggio è meglio perché i sondaggi di Twitch sono esclusivi. Ho un'ipotesi, ho Vabbè, dai, un'opzione o chi un'altra. morirà sicuramente, va. Quindi sì, però un po' si può morire più di una persona, ma tu puoi vedere soltanto una persona, però questa è la Sì, ma cosa. faccio Diciamo chi di uno morirà morirà. prossimo capitolo, sicuramente. Se ne devi scegliere uno, chi Come muore? prossimo capitolo. Ok. È una cosa che Secondo me
Allora, io mi aspetto la morte di Vic, ovviamente. Però mi aspetto anche una morte più importante di Vic. Dai, sensei, ma perché mi hai messo a Scania nel titolo? Che cos'è sta normalata? Non mi ha mai fatto ridere sta stronzata di Ascanio. Ma infatti, Sensei fa Senza, tanto il. ultimamente fai tanto il sommelier dei meme, Del ma meme, ma alla ti fine sei dormono tutti. antizzato, eh. Cioè, io boh. Dai. Ok, morte di Conny, dicono qua. Ragazzi, votate tutti per Conny. No, Sì, pure io sto votando per Connie. allora. Ma Ah, Levi non tra ce l'ha l'altro, a proposito di messo. Connie, ragazzi, volevo fare una rivelazione che forse è una mia fantasia, però potrebbe No, anche essere fedele alla fantasia. realtà, che l'ho già detta. Chi deve aspettare? Ti aspetta, ma fantasie in linea con le policy di Twitch, ovviamente. Naturalmente. No. Naturalmente. Naturalmente, sì. La Vai. dico? Allora, Connie è originario di Ragako, ok? Scritto, cioè le sillabe sono Ra, Ga e Ko. Se tu leggi in modo dividendo la parola in sillabe e al contrario la parola, praticamente viene la parola Kogara. Kogara in giapponese vuol dire piccolo di statura. Secondo me era pensata questa cosa. Ovviamente non ci sono notizie ufficiali, conferme ufficiali, però considerato che lui spesso utilizza il fatto della lettura al contrario per co costruire dei nomi, e Sì. questo è il villaggio originario di Cogni, ci potrebbe stare. Isayama è un vero fan di Leonardo da Vinci. Però Perfetto, quindi ragazzi, il sondaggio è finito. il sondaggio è finito, vero? Nessuno nel Ma prossimo Sensei, capitolo. perché non hai messo Levi? È quello il più quotato. Me lo sono dimenticato, Levi. Gesù Cristo. Tipo quello che facciamo ora in più, probabilmente si era dimenticato. Va bene, fa fede nessuno di questi, quindi io nessuno. Allora, ragazzi, comunque io. Facciamo lo spareggio. Vabbè, facciamo Levi, spareggio. nessuno? No, io do per Levi. Vabbè, non ci mettiamo di favore perché è tardi. Ok, comunque, Già, come fa a ragazzi. detonare la bomba senza rimanere coinvolto? E perché non la innescano a distanza con le armi di Gabby? Forse serve l'innesco, no? Non lo so. Non so come funzionano le bombe. Tu penso che sei esperto? Non lo so, io conosco altri tipi di bombe, non quelle lì. Quindi non so dirti, Ante. Davvero si scherza in bombe? Non lo sapevo. Sì, capita a volte. È un detonatore, Kenzo. Eh? Detonatore. Sì, io Questo non lo sapevo. le detengo tutte. Ah, Secondo vedi, voi Kenzo. perché Eren e Ymir non stanno utilizzando il vapore dei colossali per sbarazzarsi dell'alleanza? Secondo me perché altrimenti li perderebbero i colossali, dato che. Sì. Ci sono altri modi per uccidere. Beh. Io direi che si è fatta una certa, ragazzi. Io sto morendo di fame e di sonno. Se volete Penso che fammelo. abbiamo comunque recuperato tutte le cose che dovevamo Sì. recuperare. Due parole su Levi, visto che non sono contento di lui, l'ultima di parole. Fortissimo, L'abbiamo Levi. detto di lui. No, non abbiamo detto. Non abbiamo parlato di lui, non Sì, abbiamo che detto. quando ho detto la mia sul capitolo, ho detto che questa sua conclusione di lui che Però si non ti accorge abbiamo di. parlato di lui. Tu magari ti sei fermato di lui un attimo, però gli altri cosa ne pensano di Divide, del suo, ecco, intendevo proprio come topic di discussione perché è uno degli argomenti centrali del capitolo. Del suo non ho capito. Del suo ruolo adesso, di cosa farà adesso, di come è cambiato dopo questo capitolo, di quello che serve il futuro per Divide. Una domanda un po' pesante da fare a mezzanotte meno un quarto, eh.
Beh, sicuramente non sarà concentrato, cioè, insomma, molte persone si aspettavano un suo contatto, incontro con Zeke, ormai mi sembra difficile che ci possa essere una situazione del genere. Lui comunque in qualche modo come personaggio, siccome per tanto tempo non è cresciuto, invece adesso ha avuto, diciamo, un picco di evoluzione, e quindi a fronte di questa, diciamo, di questo cambiamento, penso sia pronto a morire. Potrebbe anche fare una cosa paradossalmente magari inutile, cioè non fare niente inutile, perché ormai comunque la sua redenzione, insomma, la sua rivelazione l'ha avuta. E sì, al massimo aiuterà qualcuno a far qualcosa, insomma, un piccolo sacrificio per mandare avanti gli altri. Potrebbe anche morire così, per me. Senza fare niente di importante, che sarebbe anche qualcosa di originale, No, eh? vero, vero. Alex. Invece di dare la solita morte, così, insomma. Ma io penso che ora come ora, come dire, il personaggio di Levi è parecchio, come dire, non so dire se secondo me morirà o meno. Però penso che un ruolo importante ce l'avrà, perché Levi è da un bel po' che sta fermo, ormai da quanto? Dal 114? 115 che non fa un cazzo? Beh, vorrei dire, è quasi esploso male. Esatto, però. Però, cioè, non dico a livello proprio di combattimento, però proprio intendo che qualcosa dovrà pur fare. Cioè, vabbè, accetta che Armin collabora con Zeke, ok, però non può essere solo quello. Cioè, ok che la sua cosa di uccidere il bestia è andata a farsi benedire. Però penso che debba comunque avere qualche ruolo. Non mi so spiegare bene, però comunque un ruolo ce lo deve avere ancora. Cioè, ok che abbiamo pochi capitoli, ma. Secondo Sì, me ognuno deve lavorare. la cosa che deve fare Levi per concludersi è avere la possibilità di fare qualcosa contro Zeke, ma seguire quello che magari adesso è solo un pensiero, ma che poi si potrà concretizzare, ovvero non ucciderlo. Ok. Quindi la conclusione di Levi sta in un percorso che è solo iniziato con questo capitolo, ma che poi si deve concretizzare nella pratica. Però fatto sta che Levi abbiamo assicurato che avrà un ruolo, perché altrimenti non lo porterebbe avanti così tanto zompettante, non lo porterebbe, insomma, avanti, avrebbe lasciato morire già un pezzo, quindi Levi avrà sicuramente un ruolo. Esatto. Sì, un ruolo ce la Avrà una deve morte bella, non dico bella significativa, però farà qualcosa, secondo me, di bello grosso, tipo Kenzo, vieni un secondo su Telegram, Ames, cioè, sono stanco, non mi mandare foto compromettenti. Ah, io comunque mi sono dimenticata, scusate se posso aprire una parentesi su una cosa che in No, realtà non c'entra con Levi. non puoi. Sì, tanto abbiamo già Jake, ritratto due domande da recuperare. quanto è tonda e poco quadrata e graffa questa parentesi? Ok, stavo dicendo, secondo me Fai no, rispondere in Jake. qualche evoluzione di Levi, io direi che comunque Levi si è reso conto della sua posizione No, in è questo capitolo, crashata. una cosa che comunque No? già si è, una cosa di cui comunque già si è reso conto, Jake? ma... Jake? Poi? Non mi sentite? No, tu ci senti, sì. Sì. Ah, ok. Sì, Dicevi la bella si è parentesi? reso conto. Va bene, no, comunque più che evoluzione si è reso conto che ha messo a fuoco il fatto che non può fare più molto perché fisicamente è contato male, quindi è più che evoluzione, direi che è presa di coscienza. Giacotto, volevi dire? Volevo dire un'altra cosa che non c'entra con Levi, quindi quando avete finito con Levi me lo dite e io dico l'altra cosa, perché volevo dire Sì, una penso che abbiamo chicca. finito perché sennò per troppo. Ci Ok, allunghiamo troppo. allora, a parte che prima avevamo detto nella lettura che avremmo ricordato il fatto che Armin quando vuole svegliarsi, no, dice perché? Perché il mio corpo non si muove.
Quello ce l'aveva fatto notare anche Rosario nella chat di gruppo. Comunque, è una frase che ricorre dal capitolo 2, cioè lui utilizza proprio le stesse Qua. identiche parole quando si ritrovò immobilizzato, che non Capitolo sapeva combattere all'epoca. Ah, capitolo 4, ok. 4. Ok, capitolo 4 allora. E quindi insomma è molto, diciamo, questo parallelismo è molto bello. E la chicca che invece vi volevo condividere era un paio di pagine dopo, quando lui praticamente si offende da solo, no? Cioè insomma, parla male di se stesso e dice, insomma, sei inutile, no? E niente, si definisce Gesù, che è appunto il Gesmin che abbiamo già visto nei capitoli indietro nella maratona di Ant. E quindi niente, Isayama che riprende un meme del fandom e lo mette nel manga. Cosa Questo volevo aveva? dire. È un soprannome che gli diedero i fan Gesmin, ti ricordi, Sensei? No. Armin venne nominato Gesmin appunto perché lui lo rappresentava con quelle facce, no, da persona subdola, quando Ah. comunque cercava di perdere l'umanità, e lui lo rappresentava, e aveva anche fatto un disegno troppo Sì. esagerato e quindi lui lo tolse, e Ok, gli è sì. piaciuto talmente tanto che l'ha riproposto anche in questa tavola, in quest'ultima tavola. Quindi Brava Jack, una bella volevo dirla osservazione. questa cosa. Passione meme. Cinzette dice: secondo voi i bambini che si vedono nella quinta ending, Name of Love, che hanno la spilla di un uccello che cade, non so se si è mai parlato, dovrebbe rappresentare il futuro? Io non ho presente la scena. Aspetta, vado a ricercarmi al volo la ending, guardo un po' di cosa sta parlando. Intanto continuo gli altri Mai. messaggi. Io ho mai Una fatto cosa magari caso. impossibile, ma se Armin e Zeke ora riuscissero a trovare un modo uscendo dal sentiero e poi Zeke venisse ucciso da Levi, so che magari è eccessivo, ma Levi è sempre stato il vero eroe. Se diventasse controproducente la causa sarebbe nel personaggio. Levi ne ha fatti di cavolato una volta finita la leadership di Erwin. Secondo me, no. In Levi vedo meglio un lasciar perdere l'idea di uccidere Zeke. Ah, oh, era tornato Rosario, ok. Visto, salve. Ciao Rosario. Sì, pure io vedo meglio l'idea di lasciar perdere Zeke Sì. cioè il decap si è d'alto di dedicare il suo cuore per quello come ai suoi compagni, per il futuro dell'umanità, e mettere da parte, sì, insomma. Cinzia intende dire i titoli di coda dell'ultimo episodio della terza stagione. Io non ricordo, ragazzi, queste cose Ah, non. sì, quando ci stava il teaser della quarta, che c'erano tutti i Ma come cazzo vi fate bambini a che ricordare queste cose? morivano. Allucinante, porco Giuda. Ok, ho capito che intende, però aspetta, non mi ricordo. Aspetta, devo ritrovare. Fini poteri dei personaggi di adesso. No, secondo me non ha senso. Lascio Cioè, penso entrare, siano scrivo. bambini messi così a cazzo di cane. Comunque, già che siamo in tema Shingeki, vi do una notizia triste, ma anche magari a noi non riguarda molto, però l'ha comunicato Attack on Titan Wiki poco fa: è morto il doppiatore inglese di Daz a 43 anni. Di Di chi? Daz. Di Chi cazzo è? Del personaggio che, vabbè, avete capito. Sì, tranquillo, Kenzo, va tutto bene. Non so, mi dispiace per il doppiatore, non so chi sia il personaggio. Va bene, io sto cercando qualcuno a cui fare È Ames, F nella Ames, chat. Ride Ames. Ci ha Ames. messo in live, Ames, Ride Ames, assolutamente. Turno. Guarda, E Ames. finalmente Quando sta l'Ames fa in turno? live. Perché non mi compare? Infatti anche io lo vedo Ames. Ma mi ha detto di fargli ride se potevamo, cazzo. Ho detto sì, Certo volentieri. che non è che Non possiamo, è. vogliamo. Incazzare Però vogliamo, non è live. vogliamo. Io non lo vedo in live, Manco io. infatti.
Ames, ci hai scammato. Vabbè ragazzi, parte just chatting violendo, si parla di piselli e di quello che vi pare. Previsioni per i prossimi capitoli? Guarda, io penso che... Io penso che il prossimo e quello dopo ancora e metà dell'ultimo saranno fortemente incentrati sullo secondo attuale. Quindi mazzate. Se non al prossimo, a quello dopo ancora, muore Levi, magari per fare qualcosa di incredibile. E spero esploda male, ma non accadrà mai, Connie, non ce lo so. E, boh, per ora questo mi sento di dire. Ah, boh, Armin parlerà con Zeke e dirà: frate, dobbiamo fare qualcosa e accadranno robe. Probabilmente Zeke aiuterà Armin a arrivare ad Eren o comunque a fare qualcosa per arrivarci. E basta, cioè, per fare previsioni è molto difficile con Shingeki, almeno per me. Cioè, quando ho iniziato a leggere Kimetsu no Yaiba, ho già predetto i futuri 5 volumi e ce l'ho fatta, è quello che è successo, per filo e per segno. A me stuzzica molto la situazione Armin Zeke, quindi non vedo l'ora, ora più che in altre situazioni, di vedere cosa accadrà. Non mi aspettavo comunque un confronto Armin Zeke. Io mi sarei aspettata direttamente Armin con Ymir o Armin con Eren, quindi questo risvolto mi ha molto incuriosito. È vero, Zeke forse insieme ad Eren è uno dei personaggi che Isayama sta gestendo in maniera più imprevedibile. Sì, vero, sì. Assolutamente. Farlo uscire di scena così quando in realtà era quasi il protagonista a un certo punto, minchia. E poi ripescarlo così verso proprio la fine, boh. Geniale. Poi nel momento sensei. Esatto, oh, perfetto. Cioè, momento Kenzo, momento Ante, momento sensei in una tavola. Il sensei time che Isayama ci ha copiato perché l'abbiamo coniato noi. Sì, l'ha fatto proprio su misura quello. Sensei, ti voglio sintetico. Farei un commento lungo, ma non abbastanza lungo da essere considerato analisi. Chiede Forchetta. Ho già risposto poco dopo. Ah. Oh, grande. Raga, a me per voi faranno un capitolo conclusivo alla 3 anni dopo come ciò che succede nel post finale o sarà un finale crudo e netto? No, arriverà a un certo punto il capitolo finale e finirà lo scontro e magari si aprirà una piccola finestra per farci vedere, che ne so, quello che è successo dopo o comunque per spiegare la tavola finale che abbiamo visto, però non ci sarà un intero capitolo finale dedicato a dopo, secondo me. Io credo che, come ha detto Kenzo, devono contestualizzare la tavola finale, quindi ci sarà sicuramente un focus sul futuro, per così dire, però non so se sarà un capitolo intero oppure una parte di un capitolo, dipende molto da come vanno le cose, dipende molto da come finisce, da cosa deve dire sul finale Isayama. Beh, Isayama comunque ha lasciato un po' di dichiarazioni sul fatto che lui, cioè qualche, non voglio dire che sia un indizio, però comunque in qualche intervista ha detto che all'inizio pensava a qualcosa più come The Mist, e invece come? Poi The Mist, il film tratto dal romanzo di Stephen King. Si intitola così anche in Italia, no? Ok, che visto e letto, cioè ho letto sia il libro, ho visto la trasposizione, ovviamente so di cosa state parlando, cioè. Ok, però non l'ho visto, non so di cosa state parlando. No, neanche io l'ho visto, me l'ha detto tante volte Shorts, ma non ho avuto il tempo di vederlo in realtà. Ottimo, allora, e poi però non ci interessa più di tanto in realtà, perché poi ha detto no, ci ho ripensato, adesso sono più su sì, i guardiani della galassia, sui guardiani della galassia si era detto. Guardiani della galassia. Inizialmente voleva fare un finale alla The Mist, poi ha visto i Guardiani della Galassia, gli è piaciuto, ha detto ma forse farò un finale che tende un po' più a quello di questo film. Che cringe. Poi ha ricambiato idea. Ok. Tutti di mano per la mano intorno al mondo. Sì, amici! Yeah! Sono stati attimi di panico, no? Perché, anzi, i Guardiani della Galassia è bellissimo. È un film della Madonna, è un cinecompi della Madonna. Bravo.
Sì, no, infatti nei giorni passati stavo parlando con un amico del capitolo, mi fa mi cita a vedere la galassia, James Gunn, come vedere la galassia, deve farlo nel 2022, a fondo del 2021, e dico, ma che cazzo stai dicendo? È questo così, proprio non la sapevo sta cosa. Sì, ma lui non intende il tipo di, cioè, lui penso sì, che da quello che ho capito intende più sì, la modalità. Sì, sì. Non deve accadere, secondo me, perché non c'entra niente con Shingeki. Almeno quello che abbiamo visto fino ad ora, secondo me. Magari i Guardiani della Galassia, però al posto dei Guardiani ci sono le versioni scolastiche di Eren e compagnia.